Appassionati di calcio a 5, ben trovati, veramente grazie e buonasera per essere venuti qui a partecipare alla quarta edizione del Mondo Futsal Day. Appassionati di calcio a 5, la classica apertura per la nostra trasmissione sull'emittente SL48, da 5 anni in onda questo approfondimento sul calcio provinciale e non solo. Iniziamo subito con le presentazioni e con lo staff. Al mio fianco Tiziana Pitton, che mi ha affiancato anche quest'anno nella conduzione della trasmissione. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, bentrovati a questa nuova edizione di Mondo Futsal. Speriamo che questa serata possa essere piacevole per, noi, per voi quanto per noi, e abbiamo tantissimi premi da consegnarvi, per cui insomma, veloci oggi. Molto veloci. Innanzitutto chiamiamo in causa Daniele Porcelli, l'abbiamo sempre definito il tuttologo, lui che di calcio a 5 sa veramente tutto, e sarà tra di voi proprio per chiamarvi in causa, per coinvolgerci. Buonasera Daniele. Buonasera Domenico, buonasera a tutti. Ci vediamo tra pochissimo. Ricordiamo che l'assegnazione di questi premi nasce da un sondaggio curato dallo staff di Mondo Futsal, e a proposito di Mondo Futsal ricordiamo anche i nostri canali, se così vogliamo definirli. Fatto per tutto l'anno, quindi continuo anche in questa occasione, youtube.com/mondofutsal tv e mondofutsal.net sono i nostri portali, troverete qualunque cosa volete sapere sul mondo del futsal. E a proposito di squadra, di staff, non possiamo non citare il preziosissimo contributo della redazione del Sud Pontino con Felice Pantanella e Carmine Napolitano, che avremo modo di chiamare in causa in seguito, così come non possiamo non citare la Mondo Futsal Web TV con Enrico Pasquali Coluzzi e Gianluca Bologni presenti questa sera in sala. Inizia dunque a tutti gli effetti il Mondo Futsal Day in questa particolare, preziosa, bellissima location dell'Expo Latina, e inizia con la prima premiazione, un premio speciale che Mondo Futsal vuole assegnare al presidente AIA di Latina, Fiore Pressato. Un applauso per lui. Benvenuto Fiore Pressato, allora che dire di questo movimento del calcio a 5 in continua espansione ed evoluzione? Beh, è vero, c'è una continua evoluzione soprattutto anche nella provincia di Latina, e noi come sezione arbitri abbiamo una particolare attenzione. In che senso? Di preparare gli arbitri tecnicamente sempre più all'avanguardia, ma soprattutto, a parte l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto comportamentale. Questa è la cosa primaria per quanto riguarda la mia presidenza, perché un arbitro può sbagliare tecnicamente ma non può sbagliare i comportamenti. Un grosso applauso ancora per Fiore Pressato. A te la parola Daniele. Bene, grazie Domenico. Andiamo quindi con i primi ospiti di questa serata. Chiamiamo in causa Massimo Mattoni, nella rappresentanza della sezione provinciale di Latina. Quindi ecco, lo portiamo vicino a noi. Ci giriamo naturalmente verso gli altri ospiti. Allora, un premio e un riconoscimento alla sezione AIA di Latina. Con Fiore Pressato si parla tantissimo di questa sezione, di questi arbitri. Un mondo in evoluzione, come ha detto prima lui. Io ho avuto una breve esperienza come commissario di campo quest'anno, in qualche occasione ho notato un buon pubblico, e è una bella cosa insomma. Concorrenza al calcio 11. Bene, grazie, lasciamo. Invitiamo Massimo Mattoni a raggiungerci sul palco, perché ritirerà lui per conto del delegato VGC di Latina, Giancarlo Bersanetti, il premio speciale. Ritira proprio Massimo Mattoni. Un applauso a lui e alla presenza della FIGC. Bene, passiamo ai protagonisti sul campo, a quelli che ci hanno regalato emozioni, grandi numeri, grandi giocate da parte delle varie squadre, nei vari campionati. Iniziamo dalla Serie D, Girone B, il premio al miglior portiere. Bene, il nostro sondaggio ha attribuito 17 voti alla saracinesca della città di Minturno Marina. Un grosso applauso per Giulio Caramanica. E per Mondo Futsal, Giulio ha preceduto Rosato dell'Old Ranch e Gallo del Minturno. Che dire Giulio, una bella soddisfazione? Sì, sicuramente è una bella soddisfazione, e vorrei ringraziare tutti quanti che mi hanno dato fiducia e mi hanno dato questo premio. Una dedica magari? Una dedica a tutte le persone che hanno reso possibile l'avventura della città di Minturno Marina calcio a 5 quest'anno, e nessuno escluso. E per il futuro cosa promettiamo? Ancora non si sa, è presto ancora.
È presto, grazie a Giulio, ancora un grosso applauso. Vediamo se Daniele ha qualche altro ospite. Sono da questa parte. Tu ti sposti, Daniele, bisogna seguirti. Dobbiamo andare a catturare. Dalla Saracinesca ad un'altra, Andrea Lograsso, il portiere dell'Ele Nettuno, ma non per quanto riguarda proprio questo riconoscimento, ma peraltro per dare un giudizio ad un tuo collega, Giulio Caramanica, che ha ricevuto il premio per il girone B. Volevo fare i complimenti a lui e a tutti quanti quelli che mi hanno dato fiducia in tutto l'anno. È un po' emotivo, Domenico, lo lasciamo appena. Lo premiamo sul palco, lo premiamo come miglior portiere del girone A di Serie D. Un grosso applauso ad Andrea Lograsso, che ha preceduto Lopinto, Città di Latina, Oratorio Latina Scalo, che ha raccolto 8 voti, e poi Fiore con 5 consensi. Dunque, Andrea, semplice, te l'aspettavi? Non proprio, però mi ha fatto piacere riceverlo. Per l'anno prossimo faccio anche a te la stessa domanda. E resto al Nettuno contento. Benissimo, dunque una notizia certa ce l'abbiamo. Grazie, un grosso applauso ancora ad Andrea Lograsso. Ed è il momento, tornando al girone B della Serie D, del miglior giocatore. Ha preceduto nel nostro sondaggio con ben 15 consensi Savastano del Minturno e Gargiulo dell'Olympus Sporting Club. Parliamo di Andrea Di Crescenzo dell'Old Ranch Fondi. Un applauso. Allora Andrea, innanzitutto che dire? Te l'aspettavi un premio in questa bella location, una bella iniziativa? No, sinceramente no, perché c'erano parecchi giocatori che meritavano anche loro questo premio. Però mi fa piacere tantissimo, anche se l'avrei barattato per una vittoria del campionato. Magari ne parliamo l'anno prossimo? Speriamo, un anno in più di esperienza, speriamo. Un grosso applauso ancora per Andrea. E adesso torniamo al girone A, e torniamo alla squadra protagonista di questo campionato, del Calcio Sezze. Il miglior giocatore, piazzatosi davanti a Marconi e Montalto, è Gianmarco Parisella. Un applauso per lui. A ricevere il premio è Claudio Saccucci. Ecco Claudio, adesso di parlare per conto di Parisella, cosa dichiarerebbe lui questa sera? Sono molto contento del premio, ringrazio tutti per averlo ricevuto, per la grande stagione che ha disputato. Questo direbbe Gianmarco. Una curiosità, ma non vi siete un po' annoiati a stare sempre lì sopra in vetta? No, anzi, una volta che arrivi lì ci rimani per tanto, poi ti ci abitui e niente. Un grosso applauso a Claudio Saccucci. Vai Daniele! Allora Domenico, parlando proprio e continuando di questo girone, corazzata Calcio Sezze, ma abbiamo uno dei protagonisti, anche se protagonista sulla panchina fino all'ultimo, poi questa sconfitta nella finale di Coppa Provincia Latina, ma grande protagonista a capo e quindi alla guida tecnica dell'Eagles Aprilia, Gerardo Iannaccone. Grazie, buonasera a tutti. Niente, è stata una stagione favolosa, abbiamo trovato in campionato un grande Sezze, ha meritato alla grande, poi siamo riusciti ad arrivare fino in finale di Coppa, eppure lì abbiamo trovato una grande squadra come il Minturno che ci ha messo alle strette, ma abbiamo fatto il massimo che potevamo fare, una grande prestazione, merito a tutti. Bene, Domenico. Eh sì, lo invitiamo qui sul palco, Gerardo Iannaccone, per la consegna del premio speciale, assolutamente meritato. L'intervista l'ha fatta Daniele, quindi io non mi permetto di scavalcare il collega. Un grosso applauso ancora per Gerardo Iannaccone e la sua squadra, la consegna del premio e le foto di rito. Io approfitto anche per ringraziare, a proposito di squadra mobilitata questa sera, innanzitutto lo staff di SL48 con Alessandra Micheli, Cesare De Mei, Giovanni Rapone, e poi per le foto Lorenzo Moriconi e poi per l'audio Luca Pacchiele. Ma proseguiamo e proseguiamo con, a questo punto, con la Serie D, il girone B, il premio al miglior allenatore. Vediamo se è presente in sala o se viene qualcuno a ritirare per lui, per il Città di Minturno Marina, Steve Minutolo. Un applauso. Buonasera.
Volevo complimentarmi con la redazione Mondo Futsal per questa magnifica serata. E questo noi lo accettiamo, assolutamente. Invece noi ci complimentiamo con voi per questa stagione comunque da protagonisti. Grazie, grazie. Qual è stato il segreto, la ricetta per vivere questa annata così? No, un gruppo abbastanza coeso e un'unione di intenti da parte di tutti. E a proposito di programmazione? Sinceramente mi sono dimesso all'ultima partita di campionato perché le motivazioni e le energie ormai erano al capolinea e niente, vediamo l'anno prossimo. Vediamo l'anno prossimo, siamo sicuri che in molti diranno così perché questo è ovviamente un periodo di transizione. Ancora un grosso applauso, foto di rito, parola a Daniele Porcelli. Allora Domenico, io invece vicino a me vorrei chiamare uno dei protagonisti che fa parte della squadra, Enrico Pasquale Coluzzi, perché quest'anno lui ne ha seguite moltissime di queste partite, anche se lui era molto impegnato al Palabianchini. Enrico, una stagione importante per quanto riguarda la squadra di Latina, ma hai avuto anche modo di andare a vedere anche squadre di questi gironi, il girone A di Serie D e qualche partita di C2. Sì, per quel che riguarda diciamo la Rapido Latina Calcio 5 è stata una stagione un pochettino così in chiaroscuro, soprattutto verso la fine ha cercato con il cambio di allenatore di avere una scossa, però poi alla fine insomma i limiti penso che anche lo stesso presidente della Starsa li abbia individuati e presumo che il prossimo anno possano fare una stagione secondo me per tentare veramente l'ingresso in A1. Io ho assistito a tante partite del calcio Sezze e devo dire che mi sono divertito, sono state partite comunque belle e anche dal punto di vista diciamo agonistico sicuramente poi la squadra del calcio Sezze aveva elementi che avevano qualcosa in più insomma rispetto al livello medio del campionato. Ho notato comunque in generale, soprattutto in questo tipo di contesto, grande agonismo ma anche grande rispetto e grande correttezza da parte dei protagonisti in campo. Questa è una cosa che spero insomma che possa segnare anche nel futuro una svolta sotto questo punto di vista, perché le partite sono belle, bisogna essere avversari in campo, ma soprattutto poi fuori dal campo bisogna avere rispetto insomma degli avversari. Grazie Enrico. Un grosso applauso a Enrico Pasquale Coluzzi, così come la squadra di Mondo Futsal Web TV. Enrico, oltre a lui, Gianluca Bologna e Giorgio Screpis. Proseguiamo, adesso è il momento, tornando al girone A della Serie D, di premiare anche un campione di simpatia. Lasciatecelo dire perché lo abbiamo avuto ospite in studio ed è stato travolgente. E allora un grosso applauso al miglior allenatore del girone, per il Neneltuno, Gino D'Ammando. Prego mister. Ma aspetti il microfono, ho già partito. Allora, ripetiamo. Ho detto, sono contento di essere arrivato uno, è vero Catanzeri? Arrivare uno, come si fa ad arrivare uno? È il lavoro, so 16 anni che faccio questo qua, ho cominciato con una squadra dei bambini, adesso sono tutti grossi e vaccinati e speriamo che continuiamo così. Non ci stanno soldi, non c'è niente, si gioca soltanto per amore del calcio e poi, no, lo dico perché è importante questo, perciò e speriamo che i ragazzi partecipino anche quest'anno a un campionato non bello di più. Gino, sì. Ascolta chi ti è venuto a trovare. Sono il Ricciardino della Riviera, dai, su, non fare così, ci abbiamo conosciamo, anche dai. Le imitazioni. Richard Ghirre, dai! Anche grazie Roberto Martin, grazie, non l'avevamo salutato. Buonasera Roberto. Poi lo chiamiamo in causa Roberto. Mister, prima di consegnarle il premio, me la tolgano la curiosità. Sergente di ferro, bastone, carota, ma qual è il suo metodo in panchina? L'unica cosa importante con i ragazzi è essere amico fino a un certo punto, padre fino a un certo punto e da menaglie pure fino a un certo punto. Applausi strameritati per i meriti sportivi e per la simpatia a Gino D'Ammando. Bene, poi provvederemo ovviamente
pubblicando il tutto sui nostri canali che ricordiamo, grazie mister, può accomodarsi, ricordiamo i nostri canali, Tiziana. Certo, mondofuzzal.net e youtube.com/mondofuzzaltv. Benissimo, queste le sa a memoria Tiziana. Bene, proseguiamo perché abbiamo parlato di Serie C2, di Serie D, insomma di categoria a livello provinciale non solo perché quest'anno Latina è arrivata lassù, è arrivata addirittura nei playoff di Serie A2, la Rapido Latina e dunque il premio speciale. È tutto per lui, il presidente Gianluca Lastarza. Presidente che tra l'altro è affezionato ai nostri studi perché è venuto a trovarci spesso, vero presidente? Beh, ero un abitué, diciamo. Sono venuto diverse volte, volentieri, perché ripeto, è un programma che fa bene al calcio a 5, perché forse ce ne dovrebbero essere un po' di più. Vabbè, ma basta il nostro, no? Sicuramente. Ci ingrandiamo. Qui la domanda non può mancare, presidente. L'anno prossimo? Ma stiamo sicuramente riaprendo un ciclo, quindi la squadra, come avevo anticipato nei vostri studi, verrà, diciamo, rivoluzionata, però sono convinto che anche con partenze importanti stiamo cercando di sostituirli, cercando anche addirittura di migliorare. Forse sarebbe strano, ma sostituire magari gente come Jimenez, come Maina, come Lara, lo stesso Stazione, che non saranno più dei nostri, è difficile, però stiamo veramente cercando di fare delle operazioni che possano addirittura migliorare questo, il tasso tecnico della squadra, e puntare a quello che è un sogno che, insomma, sto rincorrendo ormai da un po' di tempo. Ci vuole coraggio a voltare pagina, Beh sì, perché poi ti affezioni anche ai ragazzi. Qui c'è Sandro Tonini, che sa quanto mi è costato dividermi da lui, come tutti quanti quando purtroppo si devono fare delle scelte tecniche, però l'importante è lasciarsi sempre nel migliore dei modi, e poi ripeto, i cicli si aprono, si chiudono, ne sono passati tanti di ragazzi da Latina in questi 5 anni, però siamo rimasti sempre in buoni rapporti con tutti. Presidente, noi ne abbiamo uno qui vicino che è passato per Latina, ha indossato la casacca nerazzurra, forse non ai suoi tempi quando è arrivato, però si ricorda bene di quel pala Bianchini quando anche tu l'hai fatto esultare. Hai preso quella trappola? No, assolutamente, pala Bianchini, giocare al palazzetto è da un qualcosa in più a tutti, per tutti. Ecco, per chi non lo sapesse, è Marco Terenzi, lui è un trascorso proprio a Latina, adesso un po' in giro per la provincia, però ti piacerebbe tornare a Latina? A chi non piacerebbe? È comunque sempre la tua città, quindi abbiamo condiviso tante gioie, tante cose con le persone di Latina, quindi è sempre è un qualcosa in più rispetto ad altre esperienze, nonostante comunque altre esperienze ti formino e ti danno tantissimo. Presidente, potrebbe essere un invito, allettante. Per il momento dovrebbe fare una cosa importante, cercare di convincere il fratello a tornare. Ieri abbiamo avuto un colloquio presso il mio studio, quindi le condizioni ci sono perché Andrea torni da noi, che sarebbe già un buon punto di partenza, perché l'anno scorso è stato qualche incomprensione, quest'anno contiamo, insomma, di ripartire anche dai ragazzi di Latina. Presidente, facciamo come ai supermercati, 2 in 1, e facciamo un bello stock e torniamo tutti. Facciamo un grosso applauso al presidente Gianluca Lastarza, la consegna del premio speciale, e un grosso applauso a Marco Terenzi, detto Veleno, e non potevo non ricordarlo. Benissimo, proseguiamo chiamando in causa per il girone B della Serie D la squadra vincitrice, il Minturno. Un grosso applauso, ritira il premio un'altra colonna portante della redazione del Sud Pontino, Carmine Napolitano. Carmine, innanzitutto ti faccio la domanda da collaboratore: cosa ti è piaciuto di più quest'anno? Ma parli a livello di redazione o del campionato? Perché no, il campionato di Serie D, soprattutto nel girone B, quest'anno è cresciuto molto.
E sono contento di essere qui al posto di mister Andrea Cardillo, che è impegnato in un clinic di calcio a 5 ad Avezzano, e quindi saluta tutti, però si scusa ma non poteva essere qui. E il Minturno credo che abbia meritato di vincere, perché io parto sempre dal presupposto che chi vince merita sempre. Poi avevano un giocatore di categoria assolutamente superiore, che è Enrico Di Stasio, che e ha vinto il premio di capocannoniere con 85 gol. Quindi. Ci hai anticipato in pratica? Sì, anche lui non c'è perché viene da molto lontano, dalla provincia di Napoli, quindi aveva un po' di difficoltà nel venire, però un giocatore che fa 85 gol credo che parli da solo, insomma, con il suo curriculum. Allora io direi di fare un grosso applauso anche per Di Stasio del Minturno, che si aggiudica il premio per il capocannoniere, quindi il buon Carmine se ne va con due bei trofei. Che consegnerò. Verificheremo, poi magari chiediamo conferma all'amico Felice, scherziamo ovviamente. Continuiamo mentre... Domenico, arriva... prima di continuare, sì, eccolo qui. Ci ha raggiunto un altro dei protagonisti del nostro staff, Felice Pantanella, l'opinionista appunto per quanto riguarda il girone D. Tu puoi dirci qualcosa di più, magari lui era più parte in causa in campo, ma tu all'esterno ne hai viste tante di squadre e sicuramente ti hanno impressionato anche in maniera differente. Sì, sì, vabbè, certo, il Minturno fa parte di quella squadra che è costruita per vincere, forse un po' fortunata, forse non bellissima da vedere, ma è brava a finalizzare il gioco, ma c'erano anche altre squadre. Io credo che comunque Città di Minturno, penso che poteva essere al livello del Minturno, anche se le turbulenze interne hanno creato qualche problema di classifica. Poi c'è l'Olderance, che comunque immagino che il problema sia appunto la continuità, quindi Carmine è bravissimo insieme a tutti i suoi colleghi di lavoro, però chiaramente se non c'è continuità in partite importanti tipo playoff con il Minturno, Città di Minturno, chiaro che non si può vincere il campionato. Le altre squadre, la Visfondi è stata una delusione, però credo che comunque sulla carta è una bella squadra, forse l'anno prossimo, se ritoccata, sicuramente può dire la sua. Poi mi va di nominare la Visfondi femminile, che ha vinto il campionato di Serie D, quindi il prossimo anno farà la Serie C. Il resto credo che siano tutte squadre di buon livello, ma meno male insomma che si assomigliano. Per una questione di par condicio farei venire qui il buon Felice Pantanella a ritirare il premio speciale per la Virtus Fondi. Facciamo un applauso per la Virtus Fondi. Ritira Felice Pantanella, che provvederà alla consegna. Ancora un applauso per la Virtus Fondi e per Felice Pantanella e Carmine Napolitano. Grazie Felice. E intanto torniamo nel girone A, perché c'è da premiare la squadra vincitrice. Quella che dicevamo, insomma, ha rischiato un po' di annoiarsi lì in vetta. Un grosso applauso per il DG Cristiano Marteddu e un grosso applauso naturalmente per il Calcio Sezze. Ecco qui Cristiano, un altro abitué del nostro studio. Il premio ormai non fa notizia quasi. Eh no, cioè perché non fa notizia, scusa. Abbiamo vinto un campionato e quindi ritiriamo il premio. Siete insomma ancora affamati di vittorie, di soddisfazioni. Beh, per ora ci accontentiamo della vittoria del campionato e vediamo che cosa succede. Lui è un grande dribblatore, evita sempre, io cerco di stuzzicarlo ma lui riesce ad evitare. Facciamo un grosso applauso a Cristiano Marteddu al Calcio Sezze per la consegna di questo premio. A te Daniele. Anticipiamo quello che potrebbe essere il prossimo premio, ma non lo diciamo però per il momento. Qui abbiamo uno dei bomber di questo raggruppamento, però arrivare lì su è difficile. È molto difficile, perché soprattutto quest'anno c'è stato un campionato molto equilibrato con squadre di altissimo livello, quindi noi stare lassù abbiamo avuto anche meriti e speriamo l'anno prossimo di fare ancora meglio puntando a titolo. Senti Paolo, ma questo mister com'è? Il mister è un misto fra, come ha detto lui, un padre, un amico, e quando deve menare sul serio, quindi quando c'è da scherzare gli allenamenti, e qualche battuta, qualche cosa, ma quando c'è da correre e da provare qualcosa è sempre il primo a tenere il gruppo duro su ogni allenamento, e quindi ci dà quella serietà
che poi ci porta il sabato a stare concentrati con il massimo livello. Senti, prima di mandarti a sedere, ma è meritata questa vittoria del calcio Sezze? Il Sezze, noi abbiamo giocato solo due partite, andata e ritorno, quindi un parere sull'andata è finita 1-1 con noi, però avevano pochissimi giocatori. Il ritorno 7-2 è più veritiero perché loro sono una squadra di altissimo livello e è strameritato. Sì. Lo vogliamo dire questo nome, Daniele, dell'intervistato? Beh, naturalmente stiamo parlando di Giallongo Saul. Un grosso applauso. Grazie. Per lui. E adesso passiamo al girone A Serie D per il capocannoniere Indomita Anzio. Un grosso applauso al bomber Mirko Petrianni. Qui ormai tipo da stadio, Mirko, grande accoglienza. Grazie, grazie. Ringrazio tutta l'organizzazione. E... niente. Anche tu senza parole. No, eppure dobbiamo riuscire a farti parlare. Un compagno da ringraziare in particolare per i suoi assist, per insomma il fatto che ti abbia favorito un po' con i suoi passaggi. E, vabbè, tutta la squadra, però in particolare un grande giocatore, Dario Menghini. Però in particolare tutta la squadra perché mi ha dato una mano a vincere questo trofeo. E, niente. Quindi il premio è per te, magari condividi una bella cena con tutti? Si è esposto, eh? Benissimo, ancora un grosso applauso a Mirko Petrianni. Domenico. Sì, Daniele. Allora, abbiamo qui Claudio Saccucci, questo bomber. Come ti è sembrato? Prima esperienza in questa categoria, così tanti centri. Voi ne avete fatti tanti, ma questo era veramente impossibile prenderlo. Certo, il mio primo anno in Serie D ho avuto modo di testare questo campionato. Devo dire che è stato un campionato avvincente dalla prima fino all'ultima partita. E ci siamo tolti le nostre soddisfazioni vincendolo a 5 giornate dalla fine. Questo capocannoniere? Il capocannoniere è molto forte, altrimenti non faceva tutti quei gol. Ti piacerebbe averlo in squadra? Beh, a chi non piacerebbe averlo in squadra, un bomber del genere, anche se noi comunque abbiamo degli ottimi giocatori. Grazie, Claudio Saccucci. Benissimo, grazie a Claudio. Adesso passiamo al miglior allenatore della Serie C2 Girone D. È il mister dell'Atletico Virtus Cauri, la spuntata secondo il nostro sondaggio su Gobbi e su Paluzzi. Parliamo di Michele Treglia, un applauso per mister Treglia. Allora mister Treglia, la spuntata su colleghi di tutto rispetto, secondo lei qual è stato il segreto? Il segreto è stato, penso che il grande sacrificio fatto durante tutto l'anno e aver combattuto, diciamo, con la mira fin un anno intero e essere arrivati punto a punto fino a 4 giorni dal termine, poi abbiamo ceduto il passo a loro, poi in più siamo arrivati in fondo alla Final 8 e anche là l'ultimo secondo, il secondo tempo supplementare abbiamo perso, però sono cose che fatte solo da ragazzi del posto, noi avevamo ragazzi solo, diciamo, del comune di Minturno. Quindi è una grande cosa, soprattutto in funzione di quello che abbiamo fatto vedere alle Final 8, dove ci siamo confrontati anche alla pari con giocatori che non solo hanno fatto il campionato nazionale, alcuni facevano parte della nazionale. Quindi giocare alla pari ti fa capire che effettivamente hai fatto un buon lavoro. Mister. Quindi questo premio è assolutamente meritato. La consegna del premio, un grosso applauso ancora a mister Treglia. Daniele. Ecco, prima di mandare a sedere il mister Michele Treglia, quanto è duro lasciare la panchina, poi avere un ripensamento, quindi soffrire all'esterno del campo? Allora, diciamo che io la panchina l'ho lasciata per 2 giorni, perché la voglia era quella di smettere in quel momento e recuperare energie mentali e fare in modo che i giocatori prendessero loro ora qualche responsabilità per far bene il proseguo del campionato. Però, come ho detto già, non mi sono potuto più tirare indietro perché
mi hanno fatto un vero e proprio agguato sotto casa, me li sono ritrovati tutti là, e queste penso che siano cose che non succedono tutti i giorni, e quindi ho deciso di ritornare in panchina. Grazie a mister, ancora un applauso a mister Treglia, a te la parola Daniele. E allora da un polo del sud della provincia ci trasferiamo un po' più in alto all'allenatore dell'Atletico Rocca Massima, questa società lepina, 2 anni di permanenza in questo raggruppamento, ma tu hai un'esperienza di tanti anni tra Serie D e Serie C2, addirittura hai anche allenato squadre giovanili nella sezione castellana. Sì, diciamo, ho trovato un grandissimo gruppo quest'anno, ovviamente come diceva mister Treglia prima, tutta gente del posto. Abbiamo fatto un ottimo lavoro proprio perché ho trovato un gruppo coeso che voleva veramente far bene. Ecco, Antici, Emiliano, come campionato com'è stato? Beh, diciamo per la prima posizione è stato un campionato a senso unico, nel senso che comunque il Sezze stava una spanna sopra tutti. Dopodiché per la seconda posizione c'è stata, diciamo, bagare fino alla fine, nel senso che poi alla fine l'ha spuntata la Aprilia, ma prima dell'ultima giornata l'Aprilia comunque stava in terza posizione. Noi siamo arrivati a tre punti dall'Aprilia e sono arrivate praticamente la sesta, che era l'oratorio, a pari punti nostri a 60 punti, quindi diciamo che è stato un campionato molto livellato dalla seconda alla sesta, ma anche alla settima posizione, perché ci sono anche squadre come il Poddegoro e il Benzizia che hanno fatto secondo me un ottimo campionato. Bene, grazie Emiliano Antici, allenatore dell'Atletico Rocca Massima. Grazie Emiliano Antici. Adesso torniamo a parlare di una saracinesca, che ha parato e tanto nel girone D della Serie C2. Parliamo del portiere della Gymnastic Studio Fondi, Alessandro Tonini. Allora Alessandro, a Fondi si respira un'aria molto salubre. Si mangia bene a Fondi. È per questo che stai facendo così bene? No, all'inizio ho iniziato con la squadra di Angeletti La Vigor, poi ho avuto questa chiamata a dicembre e mi sono trovato subito bene, anche perché c'erano dei ragazzi di Latina con me. I ragazzi sono molto ospitali, la società ha fatto bene e il mister poi è uno di noi. Un applauso a Sandro Tonini. E la parola a Daniele Porcelli. Saracinesca sul palco, saracinesca anche tra il pubblico. Abbiamo anche qui con noi Gabriele Lopinto, quest'anno ha difeso la porta del Città di Latina Oratorio, soltanto all'ultimo non siete riusciti a centrare il minimo obiettivo. Sì, intanto buonasera a tutti. Beh, come hanno detto tutti quanti, è stato un campionato lungo e difficile. Basti pensare che tra la seconda e la sesta piazza c'è stato 2 o 3 punti di distacco. Noi abbiamo fatto un buonissimo campionato a mio avviso, poi nel finale abbiamo perso qualcosa, però comunque sicuramente per me e i miei compagni penso comunque una stagione positiva. Poi i risultati del campo, a volte manca un po' di fortuna, infortuni e tutto quanto, insomma alla fine abbiamo chiuso dietro alle prime 4 squadre, però insomma penso che abbiamo fatto un buon campionato secondo il mio punto di vista. Vorrei fare i complimenti anche ad Andrea, perché comunque ragazzo giovanissimo, ha dimostrato quest'anno di essere già pronto anche per una Serie D, e ovviamente gli auguro, sicuramente avrà la possibilità anche di fare bene in categorie anche più importanti, insomma, questo volevo dire. Questo vuol dire che stai per emigrare in altri lidi? Sì, io ho detto a tutti quanti i compagni di squadra che è stato il mio ultimo anno lì all'oratorio, adesso vediamo che cosa riserverà il futuro, e al momento ancora non c'è niente di sicuro, però vediamo che cosa uscirà fuori da qua fino a fine agosto e poi decidiamo. Bene, grazie Gabriele, grazie. Lopinto. Grazie. E adesso volevo chiamare nuovamente in causa, visto che ormai conosce la strada, Giulio Caramanica. Perché? Perché deve ritirare il premio tra i più ambiti, quello per il Città di Minturno Marina, vincitrice della Coppa Provincia di Latina. Un applauso! Ti faccio un'altra domanda, parliamo di questa Coppa, com'è stato vincerla? È stata sicuramente una bella emozione, la volevamo dall'inizio e è il giusto coronamento di una stagione esaltante per noi. Ormai è disinvolto col microfono, va alla grande. Ancora un grosso applauso a Giulio e alla sua squadra, vincitrice della Coppa Provincia di Latina. E adesso c'è un altro riconoscimento speciale. Parliamo di fair play
E dunque per il fair play chiamiamo in causa il delegato provinciale del fair play, Andrea Marchiella. Applauso ad Andrea. Ecco, Andrea consegnerà il premio per il fair play a Massimiliano Proietti. Andrea, il fair play ovviamente è una prerogativa fondamentale per lo sport in generale, per il calcio a 5. Certo, allora, buonasera a tutti prima di tutto e grazie dell'invito. Questa sera sto premiando, penso, una persona che si è contraddistinta per il proprio stile di vita. Di solito il fair play premiamo le persone che si sono distinte per un gesto, per un'azione, per una, no? Per una parola, per un atteggiamento corretto in campo. Invece oggi stiamo premiando, perché noi tutti stiamo premiando, una persona che con il proprio stile di vita ha creato una realtà, una società e quindi una forza importante per il calcio, ma per la vita in generale. Cioè, comportarsi bene nella vita è creare posti di lavoro, perché poi noi vediamo il calcio o lo sport come un arrivo, invece no, è una partenza. Cioè, voi dovete lavorare con entusiasmo tutti insieme per cercare di creare il futuro nello sport. È assolutamente eloquente Andrea Marchiella, e la consegna del premio con la foto di rito ad opera del nostro Lorenzo Moriconi. Grazie Andrea Marchielli, adesso sentiamo per il fair play, è un messaggio da diffondere sempre, su ogni campo e in ogni circostanza, Massimiliano. Assolutamente, sono sorpreso di questo premio sinceramente, anche se questo premio lo voglio condividere con tutti i ragazzi della squadra e col mister che quest'anno ci hanno come dire, dato delle soddisfazioni enormi per il campionato svolto, e questo premio lo merito, lo diciamo... mi sorprende, però calcolando che la nostra squadra, la sua società è nata 3 anni fa, per comunque dal momento è venuto a mancare nostro figlio, e abbiamo ecco, prontato questa nuova squadra dove tutti i ragazzi sono ragazzi che hanno già giocato con Emanuele, e niente, sono veramente contento e speriamo di continuare così sempre su questa strada. Ne siamo convinti, un grosso applauso a Massimiliano Proietti. Domenico, sì. Allora abbiamo richiamato qui Massimo Mattoni in giro per la provincia, questo compito, queste belle parole da parte di un dirigente di società e fanno ben promettere per il futuro e fanno anche commuovere oltre a lui stesso che ha ricevuto questo premio. Lo sport intanto è stato, abbiamo sempre detto, è salute, educazione, è amicizia, competizione sana e belle cose. Ecco, troviamo anche emozione in queste poche parole. Sinceramente non mi aspettavo una manifestazione così calorosa. Dopo appena 38 anni di calcio, trovarmi in una situazione diversa, indubbiamente mi ha creato un po' di emozione. Grazie, è bello. Massimo Mattoni. Grazie Massimo Mattoni. Ed è bello quando i nostri amici, i nostri ospiti restano senza parole, questa è veramente la grossa soddisfazione. Bene, abbiamo parlato di tanti protagonisti, abbiamo parlato della squadra di Mondo Futsal, di SL48 e dei vari amici che stanno collaborando. Non abbiamo parlato dell'artefice di tutto questo, dell'ideatore di Mondo Futsal e di tutta questa serie di iniziative. E allora, mentre si avvicina, lo accogliamo con un grosso applauso, Roberto Martin. Innovazione per lui. Ti stai esaltando, Roberto? No, è sempre bello ritrovare tutti questi amici e ovviamente io sono sempre stato così e continuerò a mantenere le mie caratteristiche, quindi niente giacchetta, è un po' secondo, insomma, un po' di cose. Allora, mentre raccogliamo le idee, perché siete riusciti a far emozionare anche Roberto, diamo la parola a Daniele che è in compagnia di un altro graditissimo ospite. Se non altro gli diamo anche la possibilità di respirare. Domenico Catanzariti, allenatore dell'Atletico Bainzizza. L'altro giorno mi hai bacchettato per un errore in un contesto importante di questo finale di stagione. Hai visto tante partite non solo dalla panchina, ma ti sei dilettato anche più di qualche volta anche a commentare, come farebbe qualcuno che conosce molto bene.
Sì, da appassionato, insomma, ho seguito anche altre partite oltre la nostra, oltre le nostre, insomma, quindi ho avuto modo di vedere tutti gli nostri avversari. Devo fare i complimenti a loro perché è stato un gran campionato di livello sicuramente molto alto, credo anche molto più alto degli ultimi che si sono, insomma, sono stati negli altri anni. Noi abbiamo fatto una buona figura facendo il nostro meglio, togliendoci delle belle soddisfazioni senza sfigurare mai, ma gli avversari insomma erano di livello, quindi chi è arrivato sopra di noi ha meritato ampiamente la posizione in cui è arrivato alla fine. Senti, per trovare un po' di sorriso lì dalla parte alta, alle nostre spalle, quale imitazione ti piacerebbe di più che Roberto questa sera sfoggiasse? Ce ne stanno tante, una, la più riuscita forse è quella del mister D'Ammando, insomma gli riesce molto bene, quindi già con quella ha dato ampio sfoggio delle sue qualità. Non ti dico di imitare al sottoscritto perché lo fai piuttosto bene. Lo faccio di continuo, oggi ti risparmio questa cosa. Grazie Domenico. Grazie a voi. Grazie a Domenico Catanzariti. E intanto, mentre Daniele avvicina un altro ospite, io vorrei chiamare qui sul palco un altro graditissimo ospite, perdonate la ripetizione, ma si è aggiunto in extremis e ha guidato il Latina nel rush finale di stagione. Un grosso applauso per Mister Giocondi. Ci suggeriscono anche il soprannome di Mister Giocondi, Renegade. Avrà già immaginato chi ha suggerito questo soprannome? Ho una vaga idea, una vaga idea. Che dire, innanzitutto un bilancio di questa bella consistente parentesi alla guida della Rapido. Intanto queste cose danno sempre l'occasione per incontrare amici, quindi fa sempre piacere far parte di queste cose. È stata una stagione ricca di emozioni, naturalmente qua c'è il presidente della Sarza presente, mi ha dato l'opportunità di calcare dei campi di un certo livello, lo ringrazio per l'opportunità. Siamo partiti con un progetto con le giovanili, poi è capitato quello che è successo, abbiamo chiacchierato, abbiamo fatto questa esperienza stupenda. E adesso? E adesso vedremo. Adesso vedremo. Mi hai dribblato anche tu, insomma. Beh, sì. Ringraziamo Mister Giocondi, un grosso applauso per lui. A te la parola, Daniele, sei con un altro grande ospite e amico. Ospite tante volte nella nostra trasmissione, ci chiedeva quando potevamo andare a vederlo nelle sue gare, quest'anno allenatore della Polisportiva Stella, Matteo Viglianti. Buonasera a tutti. Ecco Matteo, con questi giovani, sei giovane te, come non è facile? No, assolutamente no, siamo partiti così, con questo progetto in due giorni abbiamo fatto la squadra, abbiamo fatto il massimo che potevamo. L'inesperienza nostra ha pagato molto per i risultati. Speriamo l'anno prossimo di continuare lo stesso, con gli stessi giocatori, ma la vedo dura. Bene, d'accordo. Grazie, diciamo grazie Matteo Viglianti. Allora, prima della chiusura, c'è stato, sapete, con tutti questi premi da segnare non è mai così semplice, ci è sfuggito alla premiazione per il capocannoniere della Serie C2 Girone D. Facciamo un grosso applauso a Cristian Vecinu e ritira per lui, lo invitiamo a tornare qui, Gerardo Iannaccone, che conosce bene, si conosce bene Cristian. Ecco, facciamo finta che io stia intervistando Cristian. Cosa direbbe Cristian? No, l'imitazione non la chiedo. No, parla rumeno, con tutto il rispetto io proprio non ci riesco. Ma parliamo di Cristi, che ho avuto la possibilità, l'onore di allenarlo per 3 anni con Lanzio Lavinio, e per 3 anni l'ho accompagnato a prendere sempre questa coppa. La prendo volentieri, gliela consegnerò, perché è sempre un piacere, e poi un ragazzo umile e in gamba. Speriamo per l'anno prossimo. Chissà, chissà. Un grosso applauso a Gerardo Iannaccone e ovviamente al bomber Cristian Vecinu. Allora Domenico, sì. Penso che sia l'ultimo ospite, esatto. Ci ha raggiunto proprio in extremis Marco De Falco. Appena arrivato, buonasera. Allora, rimane ancora impressa sul nostro sito, ma ha fatto il giro praticamente quella famosa maglia, 250 gol, sono tanti anni, non sei riuscito però a togliere il premio più importante per te a livello personale a Cristian Vecinu. Sì, è stata una bella battaglia con Cristian e alla fine l'ha spuntata lui. Sì, 250 gol, sono 11 anni che gioco, una bella soddisfazione. Ce ne saranno altrettanti? Speriamo.
Marco De Falco, pivot della Gymnastic Studio. Benissimo, grazie, grazie Marco De Falco. E adesso stiamo per avvicinarsi ai titoli di coda. Roberto, senza imitazioni, facciamo parlare Roberto Martin per la chiusura. E mentre Daniele si riavvicina a noi dopo aver tempestato di domande i nostri ospiti. Beh, la chiusura va innegabilmente a sforare nei ringraziamenti a tutti gli sponsor che sostengono le nostre iniziative, a tutte le persone che ci supportano e ci sopportano, quindi abbiamo qui la regia, Alessandra Micheli, Gianni Rapone, Cesare De Mei, al nostro fotografo ufficiale di Latina per Strada, Lorenzo Morigoni, detto Rafael, e poi a tutti gli amici che sono voluti essere presenti, come al solito tutti gli anni vediamo che partecipano con un'adesione massiccia, quindi è segnale che comunque c'è la voglia di stare insieme, che dopo la stagione, il campo, gli screzi del campo, c'è la volontà di ricominciare, ecco, di stare insieme, di farci qualche risata o di ricevere dei giusti riconoscimenti per le prestazioni che sono state offerte durante la stagione agonistica. Adesso diamo la parola a Daniele. Io quando realizziamo il programma in TV faccio sempre segno così a Daniele, indicandogli il timer. Andiamo a chiudere, Daniele, a te. Prima del timer, non è tanto perché vorrei parlare io, ma vorrei far parlare Tiziana, che non è soltanto risultati, ma direi che forse la parola finale spetta anche a lei, è doveroso. Grazie, è la tua prima intervista, quindi, nei miei confronti. Io non posso far altro che unirmi ai ringraziamenti che già sono stati fatti. Domenico Ippoliti, che viene veramente ringraziato pochissimo da noi, però è colui che fa gran parte del nostro lavoro. Speriamo che questa serata sia stata di vostro gradimento e noi, insomma, ci vediamo il prossimo anno, giusto? Rispondiamo al mister e ringraziamo il nostro pubblico, Roberto. Grazie a tutti, appuntamento alla prossima stagione agonistica e alla prossima stagione televisiva. Grazie, buona serata a tutti e arrivederci con Mondo Futsal e con la prossima edizione del Mondo Futsal Day.